un saluto da parte questa volta della Proloco, lo affidiamo alla vicepresidente Maria Ersilia, Marilia Salzarulo, che io ringrazio particolarmente perché in questi giochi ci dava i giochi, è impegnatissimo oggi pomeriggio, era alle prese con i bambini dai 3 ai 10 anni, quindi è anche particolarmente stanca, ma abbiamo ritenuto che una giovane intellettuale della nostra associazione rivolgesse, come dire, un pensiero e un saluto all'assemblea, a voi tutti, prima poi di tornare a entrare nel merito del dizionario. Allora, Marilia. Buonasera e ben ritrovati. Questa sera, a nome del direttivo e degli iscritti della Proloco, vorrei ringraziare tutti i presenti, il sindaco dottor Gennaro Uva e l'amministrazione comunale per il supporto ad ogni nostra iniziativa, il presidente professore Fiorenzo Iannino per l'impegno costante profuso per la nostra associazione, il professor Ubaldo Repucci, studioso molto legato al nostro paese natio, il nostro iscritto professore Nicola De Blasi, che nei propri lavori coinvolge sempre la nostra comunità, e la professoressa Renata De Lorenzo, presidente della Società Napoletana di Storia Patria, che ci onora della sua presenza qui stasera. Personalmente, trovarmi a questo tavolo con voi è motivo di grande orgoglio. Più di tutti, però, questa sera vorrei ringraziare il compianto professore Luigi De Blasi, al quale proprio in questa sala, qualche anno fa, in una delle sue ultime apparizioni pubbliche, consegnammo la tessera onoraria della nostra Proloco. Il professore Gigetto, come veniva chiamato dai suoi compaesani, in un misto di profonda stima e affettuosa familiarità, mi è stato spesso descritto come una guida, un consigliere per i giovani di San Mango, soprattutto per quelli che sceglievano di proseguire gli studi universitari a Napoli. Le sue ricerche erano strettamente legate a San Mango e tra i libri di ricordi e notizie storiche, i volumetti di proverbi e scangianomi, non poteva mancare il dizionario dialettale. Quando nel 1991 venne pubblicato, io ero soltanto una bambina, convinta che il dialetto fosse solo un italiano sbagliato, da evitare il più possibile. E difatti in quegli anni il dialetto, anche il sammanghese, mi era quasi totalmente estraneo. San Mango era un paese dove non avevo mai abitato e ai miei occhi si riduceva ad un ammasso indefinito di macerie e terra battuta, un villaggio di casette in legno e una bellissima festa con i cavalli e i confetti. Da sempre però sentivo storie e racconti appartenenti ad un'intera epoca prima del terremoto, tanto che già per me, una bambina, San Mango aveva più ricordi che immagini. Un luogo lontano nel tempo oltre che nello spazio, ma contemporaneamente un luogo ricco di parole. Proprio le sue parole mi catturarono quando mi si presentò davanti, con la sua copertina ruvida, il dizionario dialettale di San Mango sul calore. Mi incuriosì da subito perché era il primo dizionario di dialetto che avessi mai visto. La sua esistenza mi sembrava quasi una contraddizione. Eppure mi piaceva sfogliarlo, provavo a pronunciare le parole al suo interno e ne immaginavo il suono. Probabilmente non ne ho indovinato la pronuncia e molto spesso non ne capivo il significato. E adesso, a distanza di anni, qualche giorno fa, mi sono ritrovata a sfogliare questa nuova versione, più moderna. Ovviamente mi è venuto spontaneo riprovare a leggerne qualche lemma. Questa volta, però, ho provato a farlo dal punto di vista di una giovane sammanghese. Abito da 25 anni a San Mango, quindi posso ancora sentirmi tale. Devo dire che il risultato è stato totalmente diverso. Relativamente pochi erano i termini che, sono quasi sicura, non aver mai sentito. Ad esempio, la farfalla pollera, il vagabondo sbazzariotto, amennola per dire mandorla, annecchione per stupidone, oppure faccia affrunto per definire un faccia a faccia tra due persone, o anche catecatascia per la lucciola, e il verbo assannolà per ascoltare, cacchiarola per la molletta dei panni, evitante l'attaccabrighe. Per la maggior parte però ho trovato termini che in questi 25 anni a San Mango mi sono diventati più che familiari, termini che ritrovo nella mia quotidianità, come i toponimi diffusamente riconosciuti e utilizzati, Monnezzaro e Abbasso la Terra. Meno immediati invece sono sicuramente Mezzo all'Annunziata e lo Furno della Corte, località che non esistono più, proprio come in Goppa alla Croce, che però curiosamente viene localizzata con molta facilità anche dai giovanissimi. Tantissimi sostantivi, gli aggettivi e i verbi comunemente utilizzati, a prescindere dall'età.
lo spiritello scazzamoriello, il carciofo scarciofa e il famoso strumolo, di cui però non avevo mai sentito il nome, della cordicella, zavaglia, boffettone per pugno, acquaccia per rugiada, breogna per vergogna, capoteco testardo, cannaruto goloso, ammonnà per sbucciare. Due termini in particolare, poi, proprio grazie ai più giovani, hanno trovato nuova linfa, sintomo tangibile della vivacità del nostro dialetto. Botta a mora, botta a muro, i fuochi si sono evoluti, sì, ma il nome è rimasto. Ancora più incisivo, secondo me, è il caso di Babbolo. Quello al cementerio era una statua nei pressi del Parco della Rimembranza. Babbolo è invece adesso il nomignolo che i più giovani hanno coleatticamente messo a un'altra statua, poco lontana dal Babbolo originale. Ora, così come nel 1991, questo dizionario mi ha dato quindi la possibilità di capire altre sfaccettature della comunità in cui vivo. Altri tasselli si sono aggiunti e probabilmente altri se ne aggiungeranno. Come quando si ricostruisce un puzzle, ogni singolo pezzo ha un valore straordinario. Noi giovani, ma anche meno giovani, non possiamo non ringraziare chi ci fornisce l'occasione di approfondire le nostre conoscenze.